ti muori di pane. Ovvio, Marco. Sono molto molto contento di essere qua oggi e di essere e di condividere alcuni momenti di riflessione sulla questione dello sciopero, che come diceva Marco è molto molto è stata molto al centro di tutte le riflessioni di Aleppo. Forse appunto dico soltanto due parole su su cosa Aleppo, giusto per aprire un attimino anche a questa questione. Aleppo è un centro di ricerca che ha sede a Bruxelles, che Aleppo significa, è l'acronimo di A Laboratory for Experiment in Performance in Politics, quindi si indaga principalmente cosa significa oggi poter riqualificare il termine performance e quali sono tutte appunto le relazioni sull'idea di performance come un attimo reale che modifica il reale. Ad Aleppo, la modalità con cui funziona Aleppo è uno spazio fisico a Bruxelles che apre ogni stagione un modulo che si chiama The Imaginary School, che è un momento di ricerca che parte da una domanda che attraversa il reale per condividere questa stessa domanda con diverse istituzioni. E la prima che abbiamo avuto in dicembre si è chiamata appunto lo Strike Preparation Camp, è in un momento in cui Bruxelles per la prima volta viveva una sessione di sciopero così forte, ha chiamato artisti e teorici a indagare cosa significa oggi ripensare allo sciopero, cosa significa oggi per gli artisti ripensare allo sciopero, cosa significa oggi in termini politici o più politici dover pensare allo sciopero e quali sono gli strumenti che abbiamo per poter aprire appunto questo ripensamento. Dirò soltanto magari un paio di parole prima di togliere il microfono e cominciare a lavorare in maniera molto aperta sulla modalità con cui questa giornata si svilupperà. L'idea appunto è poter partire da condividere alcune questioni sull'idea di sciopero partendo dalla ridefinizione comune di alcuni termini. Principalmente la questione di base da cui partire è se lo sciopero è un'azione o un'interruzione di un'azione. E cosa significa appunto, cosa significa questa idea di interruzione? Come possiamo definire questa idea di interruzione? Quindi ci saranno diversi termini che partiremo ridefinendo alcuni termini appunto come interruzione, flusso o violenza, che sono principalmente diversi termini da condividere e da costruire insieme, quindi da costruire la loro definizione insieme prima di procedere nel lavoro fatto insieme. C'è una questione particolare all'interno dello sciopero che proporrei oggi, che è quella sull'articolazione tra interruzione ed eccezione. Quindi qual è il rischio per lo sciopero di essere catturato come eccezione e essere riassorbito dalla linearità sotto forma di eccezione? E quindi c'è appunto questo piccolo testo di Iesi che leggeremo insieme, che si chiama The Suspension of Historical Time in inglese e in italiano, non so se sono originali, in realtà Spartacus o della rivolta, in cui articola la differenza tra rivolta e rivoluzione. Tutto questo, in realtà, tutta questa idea di lavorare assieme sullo sciopero nasce dall'idea di lavorare a partire da una cartografia di azioni possibili inserite nel reale. Questo è il lavoro nello specifico che nasce molto da una conversazione con Kurandi Katz e appunto porteremo molto avanti insieme e su cui ci siamo molto interrogati sulla possibilità di mappare una sorta di atlante storico di azioni future. Cosa significa poter immaginare delle azioni? Cosa significa soprattutto iscrivere queste ipotetiche azioni nel reale? Adesso non entro troppo nel dettaglio di questo perché esattamente sarà al centro del lavoro che faremo oggi pomeriggio e semplicemente